Volevo raccontarvi una mia esperienza personale. I miei nonni erano siciliani, erano perché sono morti, tutti e due. Vivevano a Caltanissetta, nel centro della Sicilia. Io ricordo che da bambino, negli anni 80, i primi, sì, gli anni 80, io sono del 1974, andavo con il nonno nel parco centrale, c'è cioè proprio in centro un parchetto non molto grande, antico, e si passava di lì. Il nonno salutava altri reduci della Seconda Guerra Mondiale, altri pensionati, scambiava due parole. Un luogo frequentato esclusivamente da pensionati seduti, passavano la loro giornata, c'era chi giocava a carte. Un luogo assolutamente sicuro in quegli anni, un posto tranquillissimo al centro di Caltanissetta. Adesso, dopo tanti anni, sono tornato nel 2017, 2017, poi dopo quell'estate tutti e due i miei nonni sono morti. Già loro non potevano uscire di casa, ho detto vado a farmi una passeggiata in centro. Vado di nuovo in quel parco, passeggio, una situazione completamente diversa. Il parco ora non ci sono più. Beh, non ci sono più. C'è qualche anziano che gioca a carte, ma non ci sono più anziani. Non perché non ci siano più anziani, ma il parchetto centrale di Caltanissetta è completamente occupato da extracomunitari. Completamente. Io ho passato questo parchetto perché veramente saranno 3.000 metri quadri o meno, 3.000 metri quadri di parco proprio nel centro. Molti di queste persone con aria minacciosa hanno cercato di avvicinarmi, io mi sono divincolato, ho cercato di camminare più veloce. Forse pensavano che io volessi comprare droga, che vendessi droga, che cercassi chissà cosa, ma comunque ho avuto proprio una sensazione di insicurezza totale. Io comunque che sono un uomo grande, non sono grosso, ma sono alto 1,84 m, mi sono sentito veramente insicuro. Il centro della città, questo parco, ormai in mano completamente ad extracomunitari, che stanno lì tutto il giorno, cioè non è che sono nelle ore dopo il lavoro, prima del lavoro, nella pausa lavoro, tutto il giorno, e questo fa capire che non stanno lavorando, non stanno cercando lavoro. Tra parentesi, trovare lavoro a Caltanissetta è un bel problema. Comunque è una situazione veramente che mi ha lasciato l'amaro in bocca perché il ricordo di quel parco, di quando ero bambino, con i reduci che parlavano con il nonno, si scambiavano quattro parole, così. Il parco è completamente pericoloso, estremamente pericoloso. Non ci sono più bambini che giocano come io quando ero piccolo, non ci sono più i nonni con la mano con i bambini, tutti extracomunitari, minacciosi, che ti seguono, che ti vengono a chiedere qualcosa, non mi ricordo cosa mi hanno chiesto, mi hanno seguito, ho dovuto abbandonare velocemente il parco perché era veramente, veramente pericoloso. Volevo condividere di questo, non è niente di razzista, niente di nessuna fobia, nessuna, solo una testimonianza di come i tempi cambiano e del perché a volte gli orientamenti politici di voto cambiano, si muovono.